Salve, riprendiamo la video. Salve, riprendiamo questa linea dei video articoli che sono inerenti alla mia attività di blogger sul sito www.ilgiornaledellapolitica.com e nell'altro sito appositamente dedicato e creato per dire no alla riforma costituzionale che si chiama referendum costituzionale vota no.it. Video articolo in realtà è l'inizio di una serie di video articoli che riprendono proprio degli articoli pubblicati sul mio blog e che trattano di geopolitica internazionale, come di fatto il blog stesso tratta sia appunto a diciamo argomenti di geopolitica internazionale, sia argomenti diciamo di politica nazionale. E per quanto riguarda questo primo argomento, voglio spiegare ai lettori in modo molto semplice la questione dell'intervento, diciamo a gamba tesa, che gli USA, anzi il governo di Obama, io farei una distinzione fra i due termini, ha fatto in Siria. In realtà le cose, diciamo, stanno in un certo senso. Dovremmo partire un po', più distante, cioè dovremmo un po' tornare indietro nel tempo, per capire che, le attività di geopolitica, e quindi di controllo che di fatto gli USA hanno, sul mondo, in particolare per, diciamo, assicurare la supremazia del dollaro, e quindi mantenere questa supremazia diciamo economico-finanziaria piuttosto che militare, anche perché quella militare di fatto è quella che certamente ancora oggi hanno su tutte le grandi superpotenze presenti nel pianeta. L'idea, diciamo, di Obama subito dopo il mandato di Bush, che sostanzialmente ha intrapreso un po', ha continuato la linea intrapresa da Bush e quindi da quelle lobby che sostanzialmente hanno sostenuto in un primo momento Bush e oggi Obama e la Clinton, cioè le lobby della guerra, sostanzialmente hanno portato a un'attività di geopolitica che nasce con le rivoluzioni del Mediterraneo, quindi con il aver fatto saltare praticamente il governo iracheno o di Saddam Hussein, e quello della Libia di Gheddafi, e quindi diciamo aver creato un certo grado di instabilità medio orientale al fine di assicurare, diciamo, un controllo degli Stati Uniti su tutta l'area e di Israele. È pur vero che però in quest'ottica hanno agito gli Stati Uniti in confronto anche a una problematica che avevano in corso, che era quella del terrorismo di Al Qaeda, che praticamente con l'11 settembre sostanzialmente aveva portato la guerra in casa degli Stati Uniti. Quindi il loro modo di agire è stato anche quello di portare sostanzialmente le attività terroristiche in un modo o nell'altro, più che negli Stati Uniti, in Europa. Questo ha creato, se si vanno a esaminare, basta inserire su internet risistemazione, su Google risistemazione del Medio Orientale subito dopo le primavere, in quell'arco storico, e quindi subito dopo le primavere, diciamo, e le rivoluzioni del Mediterraneo, si vede che una delle attività che aveva preso, diciamo, Obama e tutto il suo staff di politica internazionale, prima della Clinton, paradossalmente,
fondamentalmente il Obama è un democratico, il repubblicano McCain aveva preso, si era instaurata un'idea, quella di creare all'interno di questa zona, diciamo ormai quasi libera, perché poi da qui capiremo perché diciamo le cose si sono complicate, tra Iraq e Siria uno stato islamico sotto tutto sommato controllo americano, che potesse avere anche uno sbocco verso attraverso la Siria nel Mediterraneo. In realtà è accaduto un salve, riprendiamo questa serie di video articoli che di fatto riprendono, diciamo, quanto io scrivo sul mio blog di politica nazionale e di geopolitica, che lo trovate sul sito www.ilgiornaledellapolitica.com. Nonché attualmente ho oltre, diciamo, ai vari profili social per la mia anche attività di marketing, trovate l'attività anche sul sito referendumcostituzionalevotano.it, che è una battaglia che ho in corso e che è anche autrice, diciamo, causa di nuovi video articoli. Per quanto riguarda questa serie di video articoli, questi saranno dedicati sostanzialmente alla attività di geopolitica internazionale. E questo primo video articolo di geopolitica internazionale lo voglio dedicare sostanzialmente all'intervento USA in Siria, un intervento diciamo che già in atto c'era, ma che adesso è divenuto, potremmo dire, un intervento a gamba tesa. Prima, per poter capire in modo molto semplice diciamo la questione geopolitica internazionale, che di fatto oggi è seriamente portatrice di venti di guerra, bisogna capire che bisogna andare all'11 settembre. L'11 settembre rappresenta, diciamo, il punto di svolta dell'attività politica prima di Bush e oggi di Obama. Questa attività di geopolitica sostanzialmente si è estrinsecata nel mandato di Obama, fallimentare dal punto di vista geopolitico, in due attività. Una tradizionale, che è quella di consentire agli Stati Uniti di mantenere una supremazia economica finanziaria sul dollaro, e questa la si mantiene esercitando un controllo diciamo sul pianeta di tipo di influenza di aria e quindi geopolitica, sia nell'attività sostanzialmente di antiterrorismo. La conseguenza di queste attività è stata un'attività diciamo geopolitica diciamo conseguente e quindi lineare, quasi di staffetta tra Bush e Obama, solo che mentre alla fine Bush, sostenuto dalle lobby della guerra, ha di fatto ottenuto qualche risultato, Obama lascia dopo due mandati degli Stati Uniti a rischio, diciamo, di predominio economico-finanziario, non quello militare, perché di fatto gli Stati Uniti rappresentano ancora la prima potenza militare sul pianeta, e lascia un mondo meno sicuro. Quindi quando io parlo di Stati Uniti, in questo caso mi riferisco al mandato attuale di Obama. La sua strategia geopolitica è stata fallimentare durante tutto il percorso, diciamo, del primo e del secondo mandato. È chiaro che l'attività geopolitica non è che si estrinseca attraverso soltanto le scelte di un presidente degli Stati Uniti, ma esiste uno staff di strategie geopolitiche che si occupa praticamente di attuare queste strategie, spesso spinte da lobby. Paradossalmente la strategia politica adottata, adottata da Obama ha per supporto in un primo momento un repubblicano. Obama è un democratico, il repubblicano è McCain, che è artefice di alcuni
di alcune svolte e scelte che, da cui deriverà la situazione attuale. Successivamente si è inserita anche la Clinton, anch'essa essendo fautrice, diciamo, di scelte sbagliate. Allora, la questione, come abbiamo detto, nasce per il semplice motivo che ci sono due situazioni. Allora, l'azione quindi terroristica di Al Qaeda e di Nusra, praticamente, che agiscono all'interno del territorio USA, e questo in parte Obama l'ha risolto, perché effettivamente le attività terroristiche sono state portate fuori dagli Stati Uniti e indirizzate sull'Europa. A che prezzo? A un prezzo anche molto alto, perché a un prezzo che comunque gli Stati Uniti non stanno pagando più in termini di attentati di vita umana, ma stanno pagando dal punto di vista anche di aree di influenza. E poi c'è un secondo aspetto, che è quello di mantenere il predominio, diciamo, di influenza sul mondo, e in particolare questo predominio si doveva estrinsecare nell'area medio orientale, e nel particolare con le primavere, ecco da qui sorgere le primavere arabe, primavere che sono sorte naturalmente da azioni di rivoluzioni e colpi di Stato attuate da cellule dormienti USA. Da qui si capisce anche la pochezza, diciamo, della solidità di queste dittature, e per cui a uno cade prima Gheddafi, poi cade prima Saddam Hussein, poi cade Gheddafi, fino, diciamo, all'ultima ciliegina sulla torta, che doveva essere la Siria di Assad, il re leone. In realtà le cose poi, come vedremo, non sono andate così, per cui oggi si è creato, diciamo, un'area di grande instabilità che doveva comunque consentire agli Stati Uniti di esercitare un controllo su tutta quest'area, e quindi l'area di influenza, nello stesso ridimensionando quello che erano un po' le nuove aspirazioni della Russia di Putin, e impedire alla Cina di entrare in Africa. Questa sì, garantendo anche una maggiore, diciamo, solidità e sicurezza per Israele. In realtà le cose si sono messe in modo diverso, ed ecco diciamo, dopo varie situazioni che adesso diciamo non sto ad elencare per non fare, diciamo, un video molto lungo, arriviamo alla situazione della Siria. La Siria, che doveva, diciamo, essere l'ultima delle primavere con la, diciamo, caduta di Assad, in realtà questo non avviene, e questo complica molto che cosa? I piani americani, perché i piani americani erano quelli che, creando un'area molto estesa, perché sono paesi molto grandi ma anche poco abitati, tra l'Iraq e la Siria, si doveva arrivare a uno Stato islamico facilmente controllato e influenzabile dagli Stati Uniti, e nel caso peggiore anche facilmente da sconfiggere, con lo sbocco a mare nel Mediterraneo. Questo piano, che in realtà non è fantasia, perché se voi andate a inserire su Google, molto spesso internet parla, su Google andate a inserire praticamente nel periodo storico che riguardano le rivoluzioni arabe, Stato islamico, o comunque previsione strategica degli Stati Uniti di risistemazione dell'area medio orientale, vedete che proprio McCain avevano pensato alla creazione di questo Stato islamico che per sua costituzione di fatto avrebbe consentito una certa area di influenza agli Stati Uniti, una certa sicurezza per Israele, e nello stesso tempo avrebbe impedito una delle pericoli maggiori dal punto di vista e più temuti dagli Stati Uniti, che è quella della realizzazione del corridoio euroasiatico con al centro la Russia e l'entrata in Africa della Cina.
Questa situazione però, paradossalmente, proprio per questo piccolo, per la non caduta di Assad e per questa piccola striscia, diciamo, che ha impedito lo sbocco al mare del nuovo Stato islamico, ha creato una situazione per cui, diciamo, oggi in realtà la Siria è una ex nazione pluriframmentaria, dove abbiamo a nord il Kurdistan siriano, poi abbiamo una zona molto desertica, diciamo controllata dall'ISIS, che guarda caso, diciamo, una delle città, Raqqa, è stata ed è ancora base americana, quindi, e poi abbiamo la zona controllata, diciamo, da Assad, quindi diciamo dal vecchio re, e i cosiddetti ribelli sostenuti sempre dagli Stati Uniti. Questa situazione, diciamo, ha comportato, poi c'è una zona cuscinetto, dimenticavo di dire, che è tra la Giordania e Israele, che di fatto garantisce, diciamo, il settore druso, che garantisce una certa diciamo, tranquillità a questi due stati, con anche la presenza di batterie di antimissili antiaerei degli Stati Uniti. Questa situazione, questo quadro era un po' stagnante, fino a quando, diciamo, in realtà la grande strategia, non solo di Putin, così come Obama, diciamo, è stato incapace di realizzare una politica estera e geopolitica valida, in realtà Putin ha realizzato questa sua azione geopolitica nuova, ridando dignità alla Russia ed elevandola nuovamente al ruolo di superpotenza, grazie anche al suo staff. Per cui la Russia, che in un primo momento sosteneva attraverso l'Iran, con l'Iran e con gli Hezbollah iraniani, sosteneva il Assad, è scesa a gamba tesa e ha praticamente posizionato da circa 6 mesi all'interno diciamo, della zona proprio che è quella striscia di terra controllata dall'esercito regolare di Assad, non solo rinforzato questa zona, impedendo proprio all'ISIS e quindi a quell'ipotetico, diciamo, stato immaginato dallo staff di Obama di avere questo famoso sbocco al mare, ma in realtà è andato ben oltre, perché con l'azione dei Sukhoi 24 russi e delle navi e l'addestramento dell'esercito regolare hanno praticamente conquistato parte del terreno controllato dall'ISIS fino ad arrivare ad Aleppo. A questo punto, diciamo, a questa situazione diciamo, di tipo geopolitico, si inserisce anche le problematiche che gli USA hanno in Europa con la Germania e la Francia, e anche la questione sostanzialmente libica, dove da un lato abbiamo l'Egitto sostenuto dalla Russia anche l'Iran, e dall'altro lato abbiamo e dai francesi, è una zona sostanzialmente il governo regolare è sostenuto dagli Stati Uniti, e che ha diciamo, anche per interessi diciamo energetici, costretto l'Italia a intervenire. Ma questo è un discorso che vedremo più in là. Questa situazione naturalmente ha indebolito l'area di influenza degli Stati Uniti, a tal punto che oggi, diciamo, il peggior nemico e il peggior timore degli Stati Uniti, cioè la creazione di un'area euroasiatica con una nuova moneta e con nuove forze economiche che possano sostituire o affiancare il governo del mondo basato sul dollaro, è divenuto sostanzialmente molto possibile e veritiero. Tant'è vero che alla riunione OCSE che è stata fatta in Cina,
sostanzialmente hanno partecipato quasi tutte le nazioni più industrializzate, ma come vedremo la Germania, la Francia e anche la Gran Bretagna, che gli USA volevano come loro in parte rappresentanti in Europa, in realtà la Gran Bretagna, che è una nazione da sempre che con una propria dignità non si sarebbe mai fatta fagocitare dalla Germania, oggi attraverso anche le aree di influenze tramite l'India come ex superpotenza coloniale, guarda con interesse agli accordi che si stanno facendo con la Russia e con la Cina. Tutto questo ha fatto innervosire di molto il governo obamiano degli Stati Uniti, che si trova in evidente difficoltà geopolitica. È chiaro che questa difficoltà geopolitica deve trovare un equilibrio o una svolta, perché naturalmente l'unico modo con cui gli Stati Uniti possono risolvere la questione, perché da sempre loro fanno così, e comunque hanno dove indubbiamente hanno la supremazia, è l'utilizzo della forza e quindi della guerra per risolvere la questione. E da qui finalmente, dopo questo lungo excursus, arriviamo a capire perché Kerry, il nuovo segretario di Stato di Obama, ha cercato sostanzialmente un accordo di pace con la Russia. Perché? Per due ordini di motivi. Da un lato ci sono le pressioni dei ribelli che erano appoggiati dagli Stati Uniti e che oggi si vedono traditi. Da un altro lato ci sono degli accordi segreti con l'ISIL o ISIS, e nello stesso tempo gli Stati Uniti, pur non volendosi invischiare direttamente in quest'area, desiderano sedersi in un possibile poi tavolo di trattativa, perché prima o poi si arriverà a un tavolo di trattativa alla pari. E nel frattempo, controbilanciare quello che era fino a ieri il loro più prezioso alleato, la Turchia, che è venuta meno. Perché anche in questo praticamente il Ministero degli Esteri, ma in realtà è tutto un gruppo che attua politiche di geopolitica degli USA, ha fallito. Il tentato golpe della Turchia, perché Erdogan di fatto guardava troppo all'Islam e guardava anche alla Russia, pur essendo eppure essendoci stata tensione tra Russia e Turchia per l'abbattimento del famoso aereo, che di fatto era su pressioni USA avvenuto. Questo ha comportato che cosa? Che naturalmente Erdogan a questo punto si è rivolto al recente nemico russo, che in realtà è diventato amico, e che quindi e oggi in quell'area ricca di basi NATO, perché rappresenta proprio quella muraglia che impedisce non solo militarmente ma anche economico-finanziaria di creare l'Euroasia, è venuta meno. Sicuramente conoscendo l'attività politica e strategica degli USA, Erdogan prima o poi salterà, quindi è solo una questione di tempo, ma la vendetta avverrà. È pur vero che però allo stato attuale Erdogan sta aiutando le attività anti ISIL e anche le attività anti-Assad, specialmente anche ad Aleppo, anche perché se da un lato Erdogan prima finanziava attraverso il petrolio che l'ISIL trasportava, e ci sono i filmati evidenti che si vedono attraverso il confine, che la Russia ha bombardato, di fatto questo non avviene più. E quindi a questo punto gli Stati Uniti hanno cercato questo accordo che è venuto meno.
è venuto meno per il semplice motivo che, così come il tentativo di golpe, bisogna ricordare che la sera che è avvenuto il golpe, Kerry era sostanzialmente in visita nella Russia di Putin, e questo normalmente avviene in geopolitica per vedere, diciamo, se la reazione russa in caso di golpe fosse stata abbastanza diciamo violenta. Questo fatto ha comportato che cosa? Che adesso, diciamo, c'è stato un tentativo degli Stati Uniti di trovare un accordo con la Russia, accordo che è una tregua per rifornire di viveri gli 80.000 abitanti che sono finiti, che sono rimasti prigionieri ad Aleppo in mezzo, diciamo, a combattimenti tra esercito regolare di Assad e ribelli. In realtà di questi cittadini non gliene frega niente a nessuno. È stato un solo modo affinché gli Stati Uniti, diciamo, ribadissero due concetti: la loro presenza all'interno della Siria, comunque in caso di pace ci deve essere. Nello stesso tempo hanno ribadito il sostegno ai ribelli, che quindi non sono stati abbandonati. Terzo, hanno garantito all'ISIL, che in questo momento non serve soltanto, diciamo, a bloccare l'avanzata di Assad e della Russia, hanno cercato di ripristinare un certo equilibrio di guerra, tant'è vero che il bombardamento fatto su 60, dopo un accordo di pace, sui 60 militari del regime di Assad è stato volontario e specifico. Naturalmente in Europa, tranne qualche notizia, non se ne è dato conto. Alla NATO e all'ONU ancora di meno. È chiaro che è evidente che gli Stati Uniti, diciamo, sono il padre patrone di tutto l'Occidente. Adesso si guarda praticamente leggevo oggi che si guarda a un eventuale bombardamento dell'esercito regolare su una colonna di aiuti umanitari e si cerca di colpire Putin. In realtà Putin comunque è un ottimo stratega, non sta sbagliando un colpo, basti pensare anche che non c'è stata reazione dopo l'abbattimento dell'aereo russo ad opera dei turchi, proprio perché per non rovinare la sua azione geopolitica. Ecco qui. Inoltre volevo capire perché, volevo spiegare che l'entrata a gamba tesa in Siria è stato anche dovuto al fatto che in realtà da Raqqa alcuni, diciamo, dello staff di Obama hanno cercato di trovare nuovi accordi con le forze curde, per il semplice fatto che, siccome adesso, diciamo, non sono più sicuri di Erdogan, cercano di trovare anche un accordo con la zona curda. Sembrerebbe che da Raqqa sia partito qualcuno verso Kobane. Ecco qui. Quindi lo scenario finale qual è? Lo scenario finale è che abbiamo sostanzialmente una situazione parzialmente di stallo, dove la Russia ormai è ben presente nella zona controllata da Assad, che sta guadagnando terreno e che credo non possa più essere sconfitto. Ha una base aerea in Latakia ed è ben situata. Poi abbiamo la zona dei ribelli, come abbiamo detto, che nella zona di Aleppo, che vengono in parte supportati dagli USA. Poi abbiamo la Turchia, che oggi è filorussa, tanto da aver ripreso anche le azioni economiche. La NATO ha impedito di instaurare l'accordo economico del cosiddetto Sud Stream turco, cioè il gasdotto che passa dalla Russia alla Turchia, cosa che invece subito dopo il mancato golpe a causa americana
in realtà Erdogan ha subito ripristinato. Quindi un duro colpo per l'attività geopolitica americana, che fa acqua da tutte le parti. In più c'è il nervosismo di Erdogan per l'appoggio comunque che gli USA stanno dando sotto banco ai curdi. Tutto questo scenario comunque comporterà sicuramente prima o poi, si dovrà divenire a un accordo. L'unico problema sarà capire se l'ISIL verrà dato diritto di sopravvivenza, oppure praticamente dovrà essere sostituito da qualcosa. L'attività poi americana trova anche difetto non solo da un punto di vista della presenza militare oggi in Medio Oriente, per cui da come anche si è visto dei miei precedenti articoli, oggi praticamente l'Italia con la Sicilia e la Libia rappresenta la linea di l'ultimo muro di protezione dall'espansione cinese e russa, pur mantenendo ancora vigili basi NATO sia in Grecia che in Turchia, ma di fatto sono pronti a portare questa linea Maginot sull'Italia, anche perché l'Italia è ben rappresentata dall'attività di Renzi. Infatti Renzi, se oggi in Europa, in particolare alla Merkel, riesce ad alzare un po' la voce, non è per il suo prestigio da giocatore di quiz, ma sicuramente perché questa autorevolezza gliela danno gli Stati Uniti. Ecco perché anche l'indecisione che naturalmente gli Stati Uniti non riuscivano a capire dell'intervento in Libia. L'ultimo interessante presenza degli Stati Uniti per salvaguardare l'area di influenza non è solo riservata alla Siria, che praticamente oggi pone al centro della questione la presenza delle nuove mire di grande impero russo, ma anche la Libia, perché di fatto la Russia, e da qui bisogna risalire anche agli aerei abbattuti russo ed egiziano, hanno tutta un'azione e attività di geopolitica. Ecco che la Russia stava lavorando assieme alla Francia per agire in Libia a danno degli Stati Uniti e dell'Italia attraverso l'Egitto. Da qui gli Stati Uniti, le forti pressioni degli Stati Uniti per fare un intervento militare diretto dell'Italia in Libia, cosa che in realtà è avvenuto, ma con non poco ritrosia per gli Stati Uniti, per un popolo che è governato in modo verticistico e oligarchico, anche se in modo democratico. È impensabile perdere tempi e decisioni parlamentari con varie forze politiche. Le loro decisioni sono sempre dirette, univoche e veloci, perché poggiano sulla realtà di un presidente degli Stati Uniti che è a capo di quella superpotenza e che può agire immediatamente senza doversi confrontare. Ecco, cosa non attuabile in Italia, per il semplice motivo che non era possibile dichiarare, neppure per il PD e per Renzi, che si entrava in Libia. Ecco da qui l'escamotage della presenza militare in Libia, di fatto con azioni di guerra e con azioni anche di partecipazione diretta, cercando mille scamotage come la costruzione dell'ospedale, la lotta all'immigrazione e via dicendo. Da qui però bisogna stare attenti, perché di fatto alla reazione Putin ha subito reagito all'intervento e allo militare USA ai danni dei militari di Assad, e occhio, perché l'Italia si potrebbe trovare invischiata
in una guerra libica non di semplice risoluzione, per il semplice motivo che se da un lato, diciamo, il governo regolare sostenuto dagli Stati Uniti e dall'Italia stava guadagnando terreno, una volta che arriva l'intervento russo-cinese con la fornitura di armi, il conflitto si potrebbe protrarre nel tempo lungo. Da qui anche gli eventuali, voglio dire che i sequestri di persone, come gli ultimi due recenti sequestri di persone, di militari e di civili che naturalmente lavorano per aziende italiane, potrebbe essere effettivamente, come dicono i nostri servizi segreti, azioni di delinquenti o di bande criminali per ricavare il riscatto, ma naturalmente se fosse diverso non potrebbero dirlo. E voglio ricordare che nel precedente sequestro, sicuramente da quello che emerge su internet, è che un coinvolgimento russo-francese ci sia stato contro anche l'Italia. Quindi lo scenario che si presenta, concludo questo primo, diciamo, video articolo, che è un po', diciamo, abbracciato in un modo molto vasto, piuttosto che concentrarsi direttamente sull'elemento Siria, è conclusivo. In realtà chi, diciamo, fa analisi di geopolitica deve immaginare che un evento focale in una singola nazione spesso è la ripercussione di eventi superiori e di eventi che hanno influenza geopolitica importante, che poggiano tutti su base di economico-finanziaria e poi militare. Naturalmente il rischio che la situazione possa degenerare tra Russia e Stati Uniti esiste, anche perché Putin, devo dire, è molto attivo, non solo sta rimodernando l'attività, diciamo, i propri eserciti, rendendoli più moderni, ma nello stesso tempo sta lavorando molto bene dal punto di vista economico-finanziario, perché per esempio è andato a ristabilire i rapporti con Netanyahu in Israele, è andato addirittura con l'alleato più fedele, l'Arabia Saudita, per cercare di bloccare la produzione del petrolio garantendo un prezzo più adeguato. In realtà il prezzo del petrolio era bassissimo perché l'Arabia Saudita, su disposizione USA, aveva inondato il mercato per far andare in crisi economica la Russia, cosa che è riuscita parzialmente, ma di fatto oggi la Russia, grazie proprio all'Iran che non ha più le sanzioni, grazie anche agli accordi con la Turchia, con la Germania per i gasdotti e grazie al un semiaccordo con l'Arabia Saudita, potrebbe riprendere uno slancio economico non indifferente. Ecco, queste azioni, diciamo, di geopolitica poi vanno a determinare le azioni militari sul terreno come la Siria e così. E naturalmente esiste lo spauracchio dell'Euroasia e della fine del predominio del dollaro con una nuova moneta. Questo naturalmente gli Stati Uniti non lo potranno permettere, e nell'eventualità in cui non questo rischio si dovesse materializzare, è chiaro che l'unico modo che gli Stati Uniti conoscono per risolvere queste questioni, e laddove ancora hanno predominio, è l'azione militare. Personalmente ritengo che si debba fare, spero che vinca Trump, che sebbene sostanzialmente sostenuto da lobby e quindi la linea, diciamo, politica è sempre quella di mantenere il predominio economico-finanziario degli Stati Uniti sul mondo, in realtà ha un sostegno meno intenso dalle lobby della guerra, e questo potrebbe comportare anche un cambiamento dell'azione geopolitica fallimentare che ha avuto Obama, McCain e la Clinton. Quindi io spero vivamente che Trump possa, diciamo, raggiungere
la vittoria, perché da questo sicuramente cambia l'azione geopolitica, potrebbe anche cambiare in peggio, ma sicuramente cambia, mentre se dovesse diciamo vincere la Clinton, in realtà sarebbe una continuazione di quella che è l'azione geopolitica ed economica finanziaria che è stata sostanzialmente di Obama. Per adesso è tutto, ci sentiremo nei prossimi video articoli di